leggendo i post della pagina Facebook, vedo che molte delle domande degli utenti riguardano l'alimentazione. Direi che è il caso di fare un po' di chiarezza sull'argomento. Il mondo delle formiche è complesso e certi aspetti sono ancora sconosciuti. Nel gruppo cerchiamo di imparare gli uni dagli altri, tuttavia ci sono metodi testati nel corso degli anni da moltissimi allevatori e ricercatori che sarebbe bene seguire se si vuole avere successo. Personalmente ritengo che testare metodi nuovi faccia parte di questo hobby, tuttavia trovo che sia necessario seguire delle linee guida e acquisire quanta più esperienza possibile prima di avventurarsi su strade sconosciute. Dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo a che fare con esseri viventi e che le nostre azioni possono compromettere la colonia se eseguite senza criterio. L'alimentazione è un argomento vitale nel mondo delle formiche e spesso il successo o il declino di una colonia è prettamente legato a questo argomento, soprattutto in cattività. In questo video voglio condividere con te tutto quello che so sull'alimentazione delle formiche. Prima di iniziare con l'argomento è necessario conoscere il modo migliore sul come fornire il cibo alle tue colonie. In presenza di nanitiche e finché saranno gestibili in provetta, puoi fornire il cibo direttamente all'interno, assicurandoti di somministrare porzioni adeguate che le formiche possano consumare completamente. Questo ti eviterà di dover pulire i resti, che andrebbero comunque rimossi entro qualche giorno al massimo. Non appena inizi ad avere difficoltà a contenerle in provetta, allora si può pensare di dargli a disposizione una piccola arena. Un'arena non è altro che un contenitore dove si dà alle formiche la possibilità di foraggiare il cibo ed esplorare. Rappresenta il mondo esterno del formicaio. Molte specie di formiche vivono nel terreno, con umidità elevata e il costante pericolo di scatenare infestazioni batteriche e muffe. Per questo la pulizia è anche una necessità. In natura, una volta che hanno consumato il cibo all'interno del formicaio, si impegnano a mantenerlo pulito portando i rifiuti e resti all'esterno. Se gestite adeguatamente, faranno lo stesso anche in cattività. Dare la possibilità alle formiche di creare un punto di discarica aiuterà a mantenere pulito il formicaio e faciliterà la rimozione dei rifiuti da parte tua. Bene, partiamo dal principio. Devi essenzialmente fornire tre elementi alla tua colonia: proteine, cibi zuccherini e acqua. La carenza di uno di questi tre elementi porterà alla malnutrizione e anche alla morte delle formiche se il problema non viene risolto in fretta. Le proteine sono essenziali per una colonia di formiche, in particolare per lo sviluppo delle larve e per la deposizione delle uova. Molte specie portano pezzi di insetti all'interno del formicaio direttamente a disposizione delle larve per accelerare il processo e perché le formiche adulte non hanno un apparato boccale adibito a masticare i cibi solidi. Le colonie con molta prole necessitano di una fonte di proteine costante sempre maggiore man mano che crescono i numeri e dovrai essere tu a fornirgliele. Le fonti proteiche principali per le formiche dovrebbero essere gli insetti, ma si possono usare carne, cibo umido per gani e o gatti, ed in caso di specie granivore, come le formiche del genere Messor, semi di varie piante. Quando le operaie scoprono il cibo in arena, cercheranno di consumarne il più possibile le parti semisolide e porteranno al formicaio la rimanenza come scorta e per consentire alle larve di nutrirsi autonomamente. Se dai alle formiche insetti che allevi personalmente, come blatte, grilli o camole, è molto importante che questi siano in ottima salute e soprattutto che siano a loro volta alimentati correttamente per avere un buon rapporto proteico. Nonostante siano importantissime per la colonia, una dieta esclusivamente di proteine può essere fatale. Diversi studi dimostrano che le colonie alimentate solamente con proteine hanno una mortalità delle operaie molto elevata per via della tossicità accumulata. Per questo, fornire una dieta varia è estremamente importante. Il secondo elemento essenziale per l'alimentazione delle formiche è il cibo zuccherino. Molto importante per le operaie adulte, che sono sempre in movimento, i cibi zuccherini servono principalmente per rifornire di energia alle formiche. Esempi di cibi zuccherini: frutta, miele, acqua e zucchero, semi, il nettare dei fiori. In natura alcune specie allevano gli afidi delle piante per berne le secrezioni dolciastre che viene chiamata melata. Per rispondere a una delle domande più comuni che riguardano questo argomento, ovvero quanto cibo devo fornire alle mie formiche? Beh, se mantieni costantemente una fonte di proteine e zuccheri in arena, le formiche sapranno perfettamente gestirsi da sole. Alla mia colonia di Polyrachis dives fornisco cibo costantemente, proteine e zuccheri sono sempre disponibili in arena e io mi assicuro di ripulire giornalmente i resti che producono e posizionano nella discarica. Il terzo elemento è l'acqua, vitale per qualsiasi processo biologico e forma di vita.
Alle formiche è necessaria una fonte di acqua costante e una provetta adibita a questo scopo posizionata in arena potrebbe essere una buona idea. Non penso di aver bisogno di dirti che senza acqua la colonia può perire nel giro di qualche giorno. Osservare le formiche al lavoro per foraggiare il cibo può essere molto interessante per comprendere meglio come funziona il loro piccolo grande mondo. Noterai sicuramente che le formiche si passano il cibo bocca a bocca con un processo chiamato trofallassi. Vedrai operai impegnati a portare il cibo all'interno del formicaio e altre che cercano di mantenere pulito portando rifiuti in arena. Offri alle tue formiche una varietà di cibi diversi. Questo ti aiuterà a capire quali preferiscono e quali riescono a gestire meglio. Non è consigliabile fornire cibi complessi alle colonie giovani. Meglio fare questi esperimenti una volta che la colonia è adulta. Fin quando saranno in provetta, ti consiglio di puntare su fonti di cibo semplici, insetti per le proteine, frutta e miele per i cibi zuccherini o piccoli semi sgusciati se la specie è granivora. Con un'alimentazione corretta, la crescita della tua colonia sarà ottimale e piacevole da osservare. Inoltre, imparare queste piccole nozioni può aiutarti con la maggior parte delle specie. Come al solito, se il video ti è piaciuto o ti è tornato utile, lasciami il tuo like o iscriviti al canale. Se hai qualche domanda che riguarda l'alimentazione delle formiche, ti invito a farmelo sapere con un commento. Grazie per la visione e al prossimo video.